Siamo con Simone Mele agli uffici della Power Volley Academy. Chi è Simone Mele? Simone Mele è il primo abbonato della stagione 2020-2021 dell'Allianz Power Volley Milano, che ha aderito appunto alla campagna abbonamenti Milano una sola fede. Intanto, benvenuto Simone qui nei nostri Grazie, uffici. finalmente ci sono riuscito ad essere il primo. Sei riuscito ad essere il primo ed è stata anche una cosa bella per noi sapere che nel momento in cui siamo usciti con la campagna abbonamenti c'è stato subito questo attestato di affetto, di stima, di fiducia e di fede da parte tua, così come di tanti altri tuoi amici appassionati che sono i nostri ex abbonati dell'anno scorso che hanno sposato questa idea di essere vicino alla squadra. Allora, così, su due piedi ti chiediamo. Cosa ti ha spinto a dire subito sì a questa campagna abbonamenti, a dimostrare, no? A fare questo atto di fede, a sposare questa sola fede Milano in un momento comunque storico un po' particolare? Capire quali sono state le sensazioni e le emozioni che hai provato. Sì, innanzitutto devo dire che mi avete colto all'improvviso perché non pensavo partisse subito questa campagna abbonamenti. Infatti, appena ho ricevuto il messaggio, mi sono subito precipitato a inviare una mail di conferma del diritto di prelazione dell'abbonamento dell'anno scorso perché è una cosa che sentivo di dover fare come un riconoscimento nei confronti vostri, nei confronti del Presidente, per quello che ci avete dato in questi anni. È una fiducia nelle parole che mi ha detto il Presidente una volta, ad esempio, mi promise che dopo una vittoria, dopo un lungo periodo di sconfitte, dopo una vittoria, mi disse: Simone, guarda, il meglio deve ancora venire. E in effetti il meglio è stata quella partita meravigliosa di 12.000 passa persone al forum che ha fatto conoscere a Milano e secondo me anche in buona parte d'Italia la squadra di pallavolo della Power Volley. E questo sentimento di fiducia io lo nutro appunto per questa squadra da parecchi anni, sono un vecchio abbonato ancora dei tempi del Paladesio e in questo momento triste per l'Italia, ecco, mi sono sentito di dover subito dare una conferma per diciamo, dire io ci sono. Non so cosa succederà a settembre, non so cosa ci sarà, però io voglio il mio posto al Palalido per vedere quello che è in grado di fare questa squadra che vedo che sta sempre migliorando. Simone, le tue parole sono molto belle perché sono sincere, no? E questo è una cosa che arriva in questo momento a me, che arriva a chi chiaramente poi ti guarderà, ti ascolterà ed è molto bello perché noi abbiamo deciso di puntare molto quest'anno sulla fiducia, no? Sul rapporto di fiducia che si deve instaurare, che c'è alla base di ogni rapporto ovviamente, e che vogliamo poi rafforzare, no? Tra tifoso e società. Una società che lo scorso anno è arrivata per la prima volta dopo tanto tempo a Milano, e tu lo sai benissimo che cosa significava, no? Venirci a seguire a Desio, a Castellanza, a Busto Arsizio, quindi no, tu sei proprio uno di quelli, chiamiamoli così, storici Sì, di Power Volley. dal primo anno della Power Volley nella Superlega io ho avuto l'abbonamento. Non sono un ultra, non sono un tifoso della curva, sono un tifoso tranquillissimo della tribuna, però il mio posto l'ho sempre avuto. Beh, la cosa bella è che il pallavolo, noi diciamo sempre che è uno sport differente, no? E non ci sono situazioni, diciamo, chiamiamole così, pericolose quando uno viene al palazzetto, e questo per noi è molto importante e appartiene ai valori non solo da pallavolo, ma anche di power volley. Il Presidente nei giorni scorsi ha parlato, ad esempio, di sorrisi, tornare a sorridere, tornare a giocare, tornare a divertirsi. Ecco, la speranza da tifoso, di poter tornare a gioire. Di gioire al palazzetto, di gioire all'Allianz Cloud, in questo momento qual è? Ma vedendo quello che è stato fatto nell'anno scorso e negli anni precedenti, noto quindi un percorso di crescita che ultimamente si sta molto accentuando. Quindi la speranza, la fiducia che nutro in questa squadra, in questi nuovi giocatori che arrivano, diciamo già collocati all'interno di un team, di una società che sta crescendo, non potrà che far bene secondo me quest'anno. Secondo me ci toglieremo parecchie soddisfazioni, cosa che abbiamo già visto l'anno scorso quando le vittorie contro le cosiddette grandi ci sono state ripetutamente,
Ed ecco, quindi mi aspetto grandi cose quest'anno da Milano, sono sicuro che ci saranno. Ecco, a proposito, dall'anno scorso, prima che arrivasse lo stop, c'è qualche partita magari che ti viene in mente, che vuoi ricordare come emozione, come sentimento? Sì, beh, allora io ho partecipato alla trasferta di Verona. Verona secondo me si è giocato molto bene, si è giocato molto le squadre, si sono rivisti in squadre atleti che purtroppo hanno giocato poco per motivi di infortuni. Di infortuni, esatto, si sono rivisti in squadra, parlo di Alletti, con cui invio i miei migliori auguri. Quindi quella partita lì secondo me ha segnato il fatto che la squadra di Milano è coesa, ecco. Nonostante queste persone, io li vedevo al Palalido in abiti borghesi, ecco, durante le partite vedevo che soffrivano loro come soffrivo io a non vederli in campo. Quindi in quella partita il rientro di Aimone e Alletti in campo è stato la cosa che ha mostrato che questo gruppo è coeso, questo gruppo può crescere, può fare ancora meglio di quello che ha fatto l'anno scorso. Simone, come te, tanti altri hanno già sottoscritto l'abbonamento per la stagione 2020-2021, tu sei stato appunto il primo che hai aperto la strada. Ecco, se dovessi chiederti un messaggio da dare a chi in questo momento, ovviamente per una serie di situazioni, non è ancora certo su voler rinnovare in questo momento l'abbonamento, cosa ti sentiresti di dire? Noi abbiamo fatto una serie di iniziative quest'anno per gli ex abbonati, abbiamo fatto uno sconto del 20% sulla quota totale, abbiamo inserito all'interno del pacchetto che abbiamo deciso di chiamare Fidelity Pack l'abbonamento Eleven Sport del valore di 40 euro per seguire Power Volley anche in trasferta, oltre che tutto il volley. Abbiamo previsto, per quando ci sarà la possibilità appunto di accedere all'Allianz Cloud, una mascherina di marchiata Power Volley, un gel igienizzante mani, quindi di avere tutte le modalità di sicurezza possibili, più uno sconto del 15% sul merchandising ufficiale della società. Insomma, un pacchetto completo che è appunto un simbolo di Fidelity Pack. Ma cosa ti senti invece di dire a chi in questo momento è indeciso o chi effettivamente... Ecco, il motivo per cui mi ha spinto sicuramente a partecipare a questa campagna di abbonamenti è stato il fatto che non c'è stato un aumento dei prezzi, e questo bisogna riconoscerlo a chi ha avuto che ha preso questa decisione, perché in questo momento di crisi, insomma, è una cosa positiva. Non solo non c'è stato un aumento dei prezzi, ma si è aggiunto anche all'offerta l'abbonamento a Eleven Sport, la possibilità di avere una dotazione di sicurezza quando si accede al Palalido, e in più ho notato che a differenza degli anni precedenti la possibilità di avere un palazzetto in Milano dà la possibilità anche di svolgere delle attività parallele che vengono solitamente svolte prima della partita, e questo crea, come dire, un ambiente di casa nel Palalido, per cui non spendendo una grossa cifra, perché sinceramente rispetto ad altre squadre il prezzo che viene chiesto per l'abbonamento non è sicuramente elevato, però diciamo permette di far parte di questa famiglia, di questa società che, come dicevo prima, da cui mi aspetto grosse cose nei prossimi mesi a venire. Simone, a me non resta che ringraziarti e dirti in totale sincerità grazie di essere parte di questa famiglia. Grazie a voi, grazie al Presidente soprattutto, ci tengo a dirlo.